Ci fanno credere destra e sinistra, ancora. Buffoni, ditelo voi dei media che ci hanno venduto. Scusa, cosa? Scusa, tu chi sei? Vuoi dichiarare qualche cosa? Lo pubblichiamo su YouTube, ma se proponi qualcosa per come cambiamento? Io come cambiamento propongo intanto leviamoci dall'Europa. Fuori dall'Europa. Monetaria, è quella la cosa importante. Come dice anche Grillo. Vado oltre. No, Grillo una volta parlava pure di signoraggio, poi non ha più parlato, perché ho paura che Grillo sia un prodotto della controinformazione, è pilotato dai Rothschild, lo sappiamo chi c'è sta dietro a Grillo, dai, no. Chi c'è dietro Grillo, quindi? Allora, chi c'è? Casaleggio, chi c'è sta? Una delle famiglie più ricche, no? È manipolato, fa finta di essere populista, non lotta al potere. Beh, comunque ha parlato per la lira, anche lui sta dicendo per la lira. Adesso, perché è costretto, perché la gente fortunatamente c'è sta internet che informa. Benissimo, grazie. È internet. Perché i media, quindi oltre alla lira, scusa, oltre alla lira cosa proponi? Cosa proponi oltre alla lira? Cosa propongo? Intanto riprendiamoci quello, fai la politica tu. No, che perché io con i soldi, se io ti presti i soldi a te, ma chi la fa la politica? Devo io, la faccio io. E ci minacciano con lo spread, con questo. Ma tu sei andato a votare, hai votato? No, io non voto più, non credo più, perché sono venduti poi. La politica è solo un teatrino. Come vuoi essere rappresentato tu? Diciamo, io come... non voglio essere rappresentato, io voglio intanto tutto che voglio, che uno che dice intanto facciamo una cosa, come ha fatto pure adesso chi è la Bulgaria, l'Ungheria, che si è tolta dal... L'Ucraina, che non è entrata in Europa. L'Ucraina, ma anche chi è quello Bulgaria, non mi ricordo come si chiama. È quello, intanto riprenditi la sovranità, sovranità nazionale. Sovranità che abbiamo perso, certo. Quando perdi la sovranità monetaria perdi quella economica, quella politica, no? Perché i politici che fanno? Devono ascoltare Napolitano che deve. Okay. Napolitano sta sotto la cappella della merda. Grazie. Non c'è speranza, il web va bene, il telefonino pure, ma non fatevi rincoglionire da questi mezzi creati apposta per rincoglionirci, perché sono strumenti utilissimi, ma attenzione, un uso smodato ci porta al rincoglionimento generale. Quindi ok, va bene tutti i messaggi che vogliamo mandare, ma dobbiamo parlare alla gente, perché questo è il sistema migliore per parlare. Perché questa dimostrazione serve per parlare all'80% della popolazione che non è venuta nelle piazze, perché ha paura, non vuole esporsi, perché ha ancora qualcosa da difendere. Noi che cosa abbiamo più da difendere se siamo qui, ragazzi? E ve lo dice uno che era un commerciante, che è ancora un commerciante, che fino a 7-8 anni fa se la cavava. Io non so quanto mi è rimasto ancora nel mio negozio, perché non ce la faccio più! Bravo, bravo! Avete visto in televisione? Bene. La gente spende, è come se esistesse solo via Condotta, via Frattini, piazza San Babio e via Sant'Andrea, ma la realtà è diversa, basta fare 300 metri, basta fare 300 metri. A proposito dei commercianti, ve ne dico una, a proposito dei commercianti, ebbene, sono per i disoccupati, sono per le casalinghe, chi è Babbo Natale? Babbo Natale sono io, è mia madre, è mio padre, è mia sorella, è la casalinga, è il pensionato, è l'artigiano, è il commerciante, è il professionista, non ce la facciamo più! Ladri! E quando vi chiedono dovete pagare il debito pubblico, sappiate che il debito pubblico è la più grande truffa colossale che i banchieri si siano inventati. Ladri! Quando vi dicono del debito pubblico rispondete, ma tu sai che cos'è il debito pubblico o non lo sai? A chi dobbiamo restituire questi soldi? Alle banche centrali? La Germania non ha il debito pubblico? Sì, e ce l'ha fra i più alti al mondo! La Francia ha il debito pubblico? Sì, ed è fra i più alti al mondo! La Germania, la Francia e l'Inghilterra hanno tutti il debito pubblico! E allora noi questi soldi a chi li dobbiamo restituire? Alle banche! A proposito dei commercianti, dei venditori, quel miserabile di Alfano,
cosa ha pensato? Manda suoi infiltrati a imporre con la forza ai commercianti e ai negozianti di chiudere per farci malvolere. Non date retta, fatelo a pezzi e mettetelo come cane Alfano pezzo di nessuno è pezzo di merda! Dicevi che eri dalla parte del popolo, lo avete sentito? Minaccia, minaccia, ci manda la polizia, i carabinieri, questi poveri che sono come noi, questi ragazzi sono come noi, ci manda alle forze dell'ordine contro di noi. Rispetto per le forze dell'ordine, ragazzi, perché sono le forze stipendiati alla fame come noi. Non fanno il loro dovere, non possono. No. Ma mi fa finire la frase. Loro non mi fanno dire quella. Qua siamo persone intelligenti. Bravo. Loro non possono obbedire. Rispetto per tutte le persone che stanno qua. Non devono obbedire per sempre, però. Che cazzo sono schiavi per Dio? Non ha capito il senso. Allora, ragazzi, loro la situazione è più grave di quello che sono. Il governo italiano ha venduto la nostra sovranità, cioè si è venduto a delle persone che sono assassini e non ce ne siamo accorti. Sì, l'Europa è stata venduta a persone che sono assassini. Se non siamo dall'Europa, metteranno l'esercito europeo e ci scannano tutti. Con noi ci sono anche le forze dell'ordine, ok? E ci sono tutti i commercianti e tutte le persone che soffrono. Allora, lei dice che non ce ne siamo accorti. Questa guerra si fa con la pace, perché se andiamo con la violenza la portiamo tecnicamente. Ma no, la violenza non serve la violenza, perché facciamo il gioco. No, la violenza, ragazzi! Noi dobbiamo solo manifestare la nostra indignazione. Bravo. Per questo popolo italiano che sta morendo. Eccolo! È un lavoro che da tanti anni adesso sono arrivati alle conclusioni, ci stanno impoverendo col trattato di Maastricht, i nostri politici ci sono messi a pecoroni al servizio dei partiti e ci hanno detto la moneta, facendo finta che uscendo dalla lira saremmo stati un popolo che avremmo avuto il benessere. Invece eccolo qua il nostro benessere. Bravo! 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 E non è così! I pronti soccorsi sono diventati dei reparti a cielo aperto, una cosa incredibile! Facciamo schifo! Cioè fanno schifo loro, i nostri politici! E purtroppo in cambio di privilegi non guardano in faccia nessuno, ci hanno venduto, iniziando appunto dal trattato di Maastricht, trattato di Lisbona, è lì che ci hanno venduto e i media, i mass media controllati, pilotati dai poteri forti, sempre asserviti a loro, non ci hanno fatto sapere mai un cazzo. Noi adesso l'informazione la andiamo a cercare sul web, fortunatamente. Bravo. Perché i giornali fanno solo distrazione di massa, non ci dicono nulla, ci parlano di Rubygate e di ste cazzate. Non è quello il vero problema, il problema intanto è riappropriamoci della nostra moneta, così possiamo fare politica, perché se non stampiamo noi la nostra moneta, ma quella politica la fanno gli altri, quindi i banchieri, come dice il signore, gli illuminati, sovranazionale, solo un unico potere. 120% del deficit in Giappone. Assassini! I media, i telegiornali, TG1, la 7, canale 5, non li dobbiamo guardare, ci fanno la faccia del cervello! Forviano l'attenzione sulle cazzate, la gente giustamente via di torno a casa, lavora una cosa stressata e non ha la diciamo, non è che vuole andare lì sul web e dire fammi affare.